Poi vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Infatti il cielo e la terra di prima erano scomparsi. Neppure il mare c'era più. E vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, discesa dal cielo da presso Dio, preparata come una sposa adorna per il suo sposo. E udii dal trono una voce possente che disse: «Ecco la dimora di Dio con gli uomini, e dimorerà con loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non vi sarà più morte, né lutto e grida e dolore. Sì, le cose di prima son passate». E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, faccio nuove tutte le cose». E aggiunse: «Scrivi, fedeli e veraci sono queste parole». E ancora: «È compiuto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete darò da bere dalla sorgente dell'acqua viva gratuitamente. Solo chi sarà vittorioso avrà in retaggio queste cose. Io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Ma quanto ai codardi, infedeli, depravati e omicidi, impudichi, benefici e idolatri, a quanti son pieni d'ogni sorta di menzogna, la loro sorte è nello stagno, quello che brucia con fuoco e con solfo. È questa la morte seconda». Poi uno dei sette angeli dalle sette coppe piene dei sette estremi flagelli si avvicinò a me e mi disse: «Orsù, voglio mostrarti la fidanzata, la sposa dell'agnello». E mi trasportò su un monte altissimo, dove mi mostrò la città santa, Gerusalemme, discesa dal cielo da presso Dio, circonfusa della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di pietre preziosissime, come di diaspro cristallino. Ha un muro di cinta grande ed alto, con 12 porte sormontate da 12 angeli e recanti i nomi scritti delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte, ad occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, su cui sono scritti i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Ora, colui che parlava con me aveva una canna graduata d'oro per misurare la città, le porte e le mura. La città è quadrangolare, la sua lunghezza è quanto la larghezza. Misurò con la canna la città, 12.000 stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. Misurò le mura, 144 cubiti, misura d'uomo, cioè di angelo. Le mura sono costruite di diaspro e la città è d'oro finissimo, simile a vetro limpido. I basamenti delle mura della città sono ornati di ogni specie di pietre preziose. Il primo basamento, diaspro, il secondo, zaffiro, il terzo, calcedonio, il quarto, smeraldo, il quinto, sardonico, il sesto, corniola, il settimo, crisolito, l'ottavo, berillo, il nono, topazio, il decimo, crisopazio, l'undecimo, giacinto, il dodicesimo, ametista. Le 12 porte sono 12 perle, per ciascuna delle porte v'era una perla. Infine, la piazza della città è d'oro finissimo, come vetro trasparente. Ma tempio non vidi in essa. Il Signore Dio, l'Onnipotente, insieme all'agnello, è il suo tempio. E la città non ha bisogno della luce del sole o della luna. La gloria di Dio, infatti, la illumina. E l'agnello
ne è la lampada. E cammineranno le genti alla sua luce, e i re della terra a lei porteranno la loro gloria. Le sue porte non si chiuderanno di giorno, poiché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e il fasto delle genti. Ma nulla di impuro in essa entrerà, né chiunque commette empietà e menzogna. Entrerà soltanto chi sta scritto nel libro della vita dell'agnello.